Isola dei famosi, la Perrotta lascia l'Italia, la reazione di Pietro Tartaglione. Isola 13, Rosa Perrotta è confermata nel cast, la reazione del fidanzato commuove il popolo del web. Nelle ultime ore è trapelata online l'indiscrezione che vede la fascinosa cancelletto Rosa Perrotta confermata nel cast dei naufraghi che parteciperanno al fortunato gioco Made in Honduras. Il fidanzato dell'ex tronista ha pubblicato via social media un post dedicato alla sua dolce metà, che è in procinto di lasciare l'Italia. Il reality show dei naufraghi rischia di slittare a data da destinarsi? Ecco le ultime indiscrezioni circa il programma televisivo più atteso del 2018. Rosa sbarcherà in Honduras, la reazione di Pietro. A pochi giorni di distanza dall'attesissimo start della 13ª edizione de Cancelletto l'Isola dei Famosi 2018, sembra che non si parli d'altro. Ad oggi, la produzione del celebre reality show honduregno targato Mediaset ha ufficializzato i nomi dei personaggi famosi che figureranno molto presto nel cast della nuova edizione: Alessia Mancini, Bianca Azzei, Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi sono i primi nomi dei VIP, video, ingaggiati della nuova ed imminente edizione del fortunato format, che nell'edizione 2017 ha visto trionfare il modello ed attore israeliano dagli occhi di ghiaccio, Ratz Degan. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia via social media, la fascinosa ex tronista campana, Rosa Perrotta, è ufficialmente entrata a far parte della ciurma dell'Isola dei Famosi 2018. Io ti aspetto perché per me altri occhi, altre mani, altre voci, non hanno senso. Ti aspetto perché preferisco comunque la tua assenza a qualunque altra presenza. Buona fortuna amore mio, spacca tutto. Queste ultime sono le emozionanti parole rilasciate nella descrizione di uno degli ultimi post pubblicati da Pietro Tartaglione, l'attuale fidanzato della bella e saggia Rosa Perrotta, che molto presto lascerà l'Italia per sbarcare nel mare dell'Honduras. Video. Stando alle indiscrezioni ad oggi riportate dai media circa il team della 13ª edizione dell'Isola, condotta da Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino figurerà nel programma in qualità di inviato speciale, mentre Mara Venier ritornerà nello studio del reality honduregno in qualità di opinionista televisiva. In data odierna, 10 gennaio, si è registrata però una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7. 6 in Honduras, che ha preoccupato molti tra i più fedeli telespettatori dell'Isola dei Famosi, la cui messa in onda prevista per il 22 gennaio 2018 potrebbe slittare a data da destinarsi.